abbiamo parlato prima nell'apertura di questa puntata, insomma questo risultato netto della vittoria della Lazio a Firenze e la prima appunto senza Vlahovic per i colori viola, e ci colleghiamo appunto con l'Abaro Viola, ovvero con Marco Collini. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoti qua, finalmente anche in video. Allora, noi siamo sentiti ovviamente anche per la tua intervista che gentilmente hai voluto che facessi. Insomma, che partita è stata e che Fiorentina senza Vlahovic hai trovato? È una Fiorentina in costruzione, in ricostruzione, diciamo, dopo una settimana nerissima per tutti i tifosi viola, cominciata con... come sappiamo tutti, con la cessione di Vlahovic alla Juve e poi arrivare allo scontro diretto, diciamo, si può dire, fino a questo momento per l'Europa League con la Lazio, che ci ha visto soccombere dal 60esimo in poi, secondo me. Certo, oltretutto, insomma, te hai visto nel titolo, l'avete fatto voi, insomma, ho detto rosa non adeguata per Sarri, anche perché veniva da questa settimana di diatriba per quanto riguarda appunto il mercato con il presidente Lotito e Tare, e invece ha dimostrato sul campo che ha isolato lo spogliatoio, come avevamo detto anche nell'articolo. Sì, poi secondo me la Lazio già dai tempi di Inzaghi, quando... la spina dorsale della squadra, ovvero Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile, trovano la serata giusta, non ce n'è per nessuno. Infatti, quando hanno cominciato a giocare dalla mezz'ora del primo tempo, la Fiorentina è andata molto in difficoltà e solo le parate di Terracciano hanno tenuto il risultato inviolato nel primo tempo. C'ho qui Jacopo Morelli di Livorno24.it. Ciao, ciao Marco, piacere. Ciao, buonasera. No, io penso che l'importante per la Fiorentina sia, adesso so che è difficile magari, però cercare di dimenticare Vlahovic, guardare quello che ora è in casa, quello che c'è nello spogliatoio, perché comunque l'anno della Fiorentina per me fino a qui è da incorniciare e ci sono ancora gli obiettivi da seguire, quindi... è vero, c'è l'amarezza, c'è il dispiacere perché era una pedina importante, però comunque la rosa c'è ancora e ci sono ancora possibilità. Sì, poi diciamo che l'apporto di Vlahovic era prettamente per le reti, però il gioco di Italiano, l'impianto di gioco che ha costruito l'ex tecnico dello Spezia è un valore che tuttora rimane. E io penso che il primo tempo, nonostante mancasse di collegamenti proprio nella fase offensiva, perché ovviamente Cabral è arrivato adesso e non ha ancora la giusta affinità con i compagni, però si vedesse la velocità della squadra fino a 25 metri dalla porta, soprattutto visto un Sottil molto incoraggiante, è stato secondo me il migliore. Sì, no, e comunque anche Cabral, poi arrivate con E, quindi ecco, le armi la Fiorentina ce l'ha e quindi secondo me può andare tutto per il meglio, ecco, dopo l'era Vlahovic. Sì, si spera già da domani sera di vedere una Fiorentina più in partita e che possa giocarsi la qualificazione a Bergamo, anche se è molto difficile. Con me c'è anche Marco Morelli, lui è un ex giornalista che è in pensione, ma non è anche un nonno molto contento, ex Calcio Più il Tirreno. Ciao, buonasera. Senti, Ciao. io ti voglio fare questa domanda. Io capisco i tifosi viola che sono per la cessione di Baggio, un po', ma ho ripercorso un po' l'era quando hanno dato via Baggio, mi ricordo, perché io a quei tempi... me lo ricordo benissimo, però ecco, per quella cifra lì, francamente, io fossi stato presidente della lo Fiorentina, portavo. io portavo a casa, anche che se capisco che Vlahovic era al 50% della fase offensiva di Viola, però
Il calcio è questo, anche lui non. D'altronde poi i matrimoni si fanno in due. Se lui a un certo punto ha deciso che non voleva più rimanere a Firenze, secondo me il presidente Comis o chi per sé come per lei hanno fatto bene a cederlo. Poi sono arrivati dei giocatori, secondo me, abbastanza importanti, perché Cabral ha sempre fatto gol anche nel campionato portoghese, con lei c'è Bonaventura, ecco. Una Fiorentina che secondo me può lottare per i primi posti per un piazzamento in UEFA. Io non, cioè, io capisco il dissenso dei tifosi, perché anch'io, se fossi stato un tifoso della Fiorentina, avrei ragionato nello stesso modo vostro. Però purtroppo il calcio è questo. La cosa che fa arrabbiare il tifoso viola medio è quella che in questa stagione, che era quella della ripartenza, l'anno Sì. zero, dopo aver fatto un ottimo girone d'andata, a tratti siamo stati anche quarti, quinti, perdere il fulcro della squadra è stata una mazzata. Poi, ovviamente, vederlo andare alla Juve, Quello, segnare, domenica sera mi ero dimenticato la sono parte d'accordo, finale del fine settimana nero sono del d'accordo. tifoso viola, che è stata quando Vlahovic l'ha messa dentro dopo 12 minuti contro il Verona. E quindi la squadra ora deve un po' riorganizzarsi, perché era proprio un punto di riferimento anche per gli altri membri del gruppo. Si spera che il gruppo rimanga coeso e non perda di motivazione. Sì, ma magari poteva andare via a giugno, magari poteva rimanere fino a giugno, però poi non sarebbe cambiato il discorso. Secondo me, ecco, così ci può, andando via ora, anche da moda Iconi e Cabral di ambientarsi, secondo me, meglio in questo scorcio di campionato. Perché secondo me sono due ottimi giocatori, io l'ho seguito anche nei campionati esteri, sono due ottimi giocatori, sono due buoni acquisti. Sono due ragazzi che hanno giocato in Europa fino a dicembre, quindi hanno anche una valenza europea. Sarebbero Sì. giocatori pronti anche per eventualmente il prossimo anno fare un campionato e una Europa League, una Conference League. Sarebbero Certamente. giocatori veramente già pronti, però chiaramente arrivare e subito imporsi. E conoscere il campionato italiano non è facile. No. Marco, è nostra consuetudine chiedere all'ospite anche il pronostico della prossima partita. Ricordiamo. Questo Spezia-Fiorentina, guarda caso, la prima di italiano, il ritorno al picco appunto di La Spezia. Come la vedi? Dammi un tuo pronostico. 1x2. Allora ti do un 2. Ah, vedi? Allora, insomma, siete abbastanza fiduciosi. Con gol di Cabral, dai. Vabbè. L'importante era domenica scorsa per il sottoscritto, e sai benissimo, quindi va bene così. Allora, grazie a Marco Collini, ci sentiremo durante il campionato. Ciao, buona serata a tutti e grazie. Grazie, Ciao, grazie a ciao te. Marco. Labaro Viola, Marco Collini.